Si è tenuta nella sala biblioteca Gilda Trisolini di Palazzo Alvaro la presentazione del corso per allenatori organizzato dall'AIAC Metropolitana di Reggio e intitolato a Stefano Viola, l'indimenticato protagonista del movimento calcistico cittadino morto nel 2007. All'iniziativa, moderata dal giornalista Giusva Branca, hanno preso parte anche il sindaco Giuseppe Falcomatà, che si è detto soddisfatto per l'appuntamento in ricordo di un grande uomo di sport, allenatore ed educatore, oltre che i presidenti regionali e provinciali dell'AIAC, Mommo Mesiti e Pasquale Sorgonà e il delegato della FIGC Giovanni Ciglione. Siamo molto contenti di ospitare qui a Palazzo Alvaro la presentazione del corso di allenatore organizzato dalla sezione AIAC della città metropolitana di Reggio Calabria, intitolato a un uomo dai grandi valori sportivi, dai grandi valori di vita, dai grandi valori etici che ha applicato allo sport, uno straordinario regino, uno straordinario uomo di sport che è Stefano Viola. Lo ha voluto fare l'AIAC a 14 anni dalla sua scomparsa e noi siamo molto contenti di questo perché è un altro dei punti di riferimento della nostra città. Oggi siamo qui alla sala Trisolini della città metropolitana per questo evento come AIAC Provinciale Gruppo Reggio Calabria. È un evento dove ricordiamo Stefano Viola, un allenatore che purtroppo è venuto a mancare nel 2007, un allenatore, una persona per bene, una persona dove ha lasciato il segno dal punto di vista calcistico nei vari settori giovanili. Una persona che veramente abbraccia un po' tutto quello che è il calcio reggino e calabrese. Ah, grandissima iniziativa questa nel ricordo di una persona che insomma ha dato lustro non solo alla regina, ma credo a tutto il calcio e provinciale ma calabrese. Stiamo parlando di una persona che dall'alto della sua esperienza ha dato tantissimo sotto il profilo, prima come giocatore, poi come allenatore, poi come osservatore, poi come da tanti punti di vista. Io personalmente il ricordo che ho della persona non posso che dire altro che poche veramente nella mia vita ho avuto la fortuna di incontrare persone con questo spessore, e da un punto di vista professionale, ma soprattutto da un punto di vista umano. Purtroppo la nostra avventura si è conclusa proprio in quell'anno che lui aveva intrapreso una bella avventura con me a Bocale, e io posso soltanto che essere grato all'associazione all'AIAC di comune accordo con la città metropolitana, con il sindaco di Reggio Calabria e della città metropolitana per questa bellissima iniziativa, perché non si ricorda il professionista, si ricorda veramente una persona che per i nostri figli, per il nostro futuro dovrà essere sempre tenuto ben presente, e questo va dato merito anche all'AIAC che ha promosso questa bellissima iniziativa. Emozionato anche l'ex commissario tecnico della Regina Calcio, che ha detto: oggi più di ieri il movimento calcistico avrebbe bisogno di figure come Viola. Credo che questa giornata sia una giornata importante, soprattutto per ricordare una persona straordinaria come Stefano Viola, un grande conoscitore di calcio, un grande scopritore di talenti, un grande uomo che ha trasmesso dei valori importanti che io ancora mi porto dietro oggi e cerco di trasmettere ai miei ragazzi. Un'iniziativa importante, dove ci ha raccolto tanti amici, non ci vedevamo da tanto tempo, e per me è stato un piacere rivederli e scambiarci ancora qualche aneddoto degli anni passati. Sono orgoglioso di essere presente a questa manifestazione, perché ricordare Stefano oggi ci fa tornare in mente qualcosa che oggi sta mancando, soprattutto il calcio di una volta, i valori di una volta, che è difficile magari riportarli indietro, però noi che siamo cresciuti con questi valori cerchiamo ancora di trasmetterli.